festa doveva essere per il ritorno del Tolentino in Serie D dopo un'assenza durata 10 anni, proprio nei giorni dei festeggiamenti del suo 100° anno dalla fondazione. Festa di fatto lo è stata, di fronte ad una discreta cornice di pubblico, nel derby contro i rossoblù della San Giustese, quest'oggi in campo con la maglia bianca. 4-3-3 il modulo prospettato da mister Andrea Mosconi, confermatissimo e confermato invece il modulo del 4-2-3-1 da parte del trainer ospite Stefano Senigallesi. Inizio con il cipiglio giusto della formazione di casa, dopo appena 70 secondi imbeccata dalla destra di Mastro Monaco per Federico Palmieri, che al primo tentativo supera l'esperto estremo difensore Mauro Chiodini. 1-0 per i locali. Nemmeno il tempo per ripartire e gli ospiti guadagnano un calcio di rigore per un contrasto al limite della regolarità tra Boschetti e Cerolini. Dai 11 metri si porta Pezzotti, il numero 7 ospite cerca la soluzione di forza con il piede sinistro, il pallone però va a finire sopra il montante. Nulla di fatto, 2 minuti più tardi al quarto di gioco, azione di rimessa a Cremisi, duetano Tortelli e Minozzi, palla che però finisce al lato. All'11° tentativo in avanti della San Giustese, spiovente dalla sinistra, Boschetti di controbalzo mette il pallone sopra la traversa. Al 13° Palmieri impegna nuovamente Chiodini, respinta di quest'ultimo, il pallone dopo qualche rimbalzo viene recuperato da Paolo Tortelli che cerca la conclusione vincente, forse con un braccio Melconi devia, ma l'arbitro non ravvisa gli estremi per la massima punizione contro gli ospiti. Al 15° ripartenza micidiale dei Cremisi, Palmieri lancia di Domenico Antonio che si infila tra le maglie difensive dei difensori ospiti e con un diagonale trafigge Chiodini, 2-0 per i padroni di casa. La formazione ospite non si disunisce e dal 22° riapre la gara. Rilancio del regista difensivo Scognamiglio. Il pallone danza dentro l'area di rigore del Tolentino in decisione tra Bonacci e Rossi e Pezzotti ringrazia e mette nel sacco per il 2-1. Al 34° Mastro Monaco viene fermato poco fuori dall'area di rigore ospite, sul punto di battuta si porta di Domenico Antonio, para però l'estremo difensore della San Giustese. Il ritmo della gara cala e si arriva al termine della prima frazione di gioco senza alcun sussulto. La ripresa sembra essere il copia e incolla della prima parte dell'incontro. Partono sprintosi i padroni di casa, Minozzi servito da un compagno sistemato sulla sinistra prova la conclusione che viene però murata da un difensore ospite. Al 3° minuto recupero palla dei Cremisi sulla metà campo, alza la testa di Domenico Antonio, vede Chiodini fuori dai pali, prova a superarlo, il pallone però finisce al lato. Cara il ritmo del Tolentino, prende fiducia la San Giustese. Al 9° ancora rilancio dell'esperto difensivo Scognamiglio, lungo traversone non trattiene Cerolini, recupera Pezzotti che apre per Mingiano ed il 2-2 è servito. Al 17° della ripresa l'occasione più ghiotta per cambiare il risultato è a favore dei padroni di casa. Tortelli per Di Domenico Antonio, ribatte il portiere e quasi come un rigore in movimento Mastro Monaco non trova il bersaglio giusto. Il caldo la fa da padrona e si arriva al 5° minuto di extra time senza patemi particolari. 2-2 il finale nel primo derby stagionale tra Tolentino e San Giustese. Allora mister, pronti il via, un quarto d'ora veramente bello del Tolentino. Pronti via, vantaggio meritato, abbiamo fatto un approccio ottimo alla gara, loro sono stati bravi a non perdere la lucidità anche sul 2-0, sono rimasti sempre squadra anche sul 2-0 perché è una squadra che gioca da parecchio tempo insieme, non si sono disuniti. Noi quando abbiamo subito il 2-1 ci ha attrappato un po' le ali, ci ha dato un po' di sicurezza, però questo dobbiamo capire che non possiamo pensare al gol che subiamo, anche perché quando soprattutto dicevo fanno la giocata loro, ti mettono la palla sotto l'incrocio o fanno una bella azione come abbiamo fatto noi, ci sta. Invece così quando fai un infortunio bisogna subito rialzare la testa. Allora, mister Senigallesi, 4 reti, un rigore sbagliato, una prima di campionato che sotto il profilo agonistico e tattico è un bel biglietto da visita. Sì, sia per la San Giustese che per il Tolentino. Per me si sono affrontate due squadre molto forti nell'individualità e nell'organizzazione. Loro sono partiti forti, noi lo sapevamo, hanno questo tipo di caratteristica, ma sapevamo anche che con il tempo avremmo potuto prendere la partita in mano. Il problema è che sono partiti forti, hanno subito trovato un bel gol comunque, e poi il rigore ha un po' sconquassato i fattori emotivi, perché con il caldo tu trovi subito il pareggio, teoricamente invece sbagli il rigore, subito dopo prendi il 2-0.